Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 341. Ma prima di andare a vedere l'idea della lezione di oggi, il corso ci fa una descrizione di che cosa è il miracolo e andiamo a vedere cosa ci dice. Un miracolo è una correzione. Esso non crea, né in realtà modifica nulla. Si limita a guardare la devastazione e ricorda alla mente che ciò che vede è falso. Disfa l'errore, ma non cerca di andare oltre la percezione, né va oltre la funzione del perdono. E così resta all'interno dei limiti del tempo. Tuttavia prepara la strada per il ritorno dell'antemporalità e il risveglio dell'amore, poiché è inevitabile che la paura scivoli via con il dolore rimedio che esso porta. Un miracolo contiene il dono della grazia perché viene dato e ricevuto come una cosa sola. E così illustra la legge della verità, cui il mondo non obbedisce perché non riesce assolutamente a comprendere i termini. Un miracolo inverte la percezione che prima era capovolta e pone così termine alle strane distorsioni che erano manifeste. Adesso la percezione è aperta alla verità, adesso il perdono viene visto come giustificato. Il perdono è la dimora dei miracoli, gli occhi di Cristo li dispensano a tutto ciò che guardano con misericordia e amore. La percezione è corretta alla sua vista e ciò che serviva per maledire è venuta a benedire. Ogni giglio di perdono offre a tutto il mondo il miracolo silente dell'amore e ciascuno viene deposto davanti alla parola di Dio, sull'altare universale, al Creatore e alla creazione, nella luce della purezza perfetta e della gioia infinita. All'inizio il miracolo si basa sulla fede, poiché chiedendolo implica che la mente sia stata preparata a concepire ciò che non può vedere. È ciò che non comprende. Tuttavia la fede ne porterà la testimonianza per mostrare che ciò su cui essa si fondava esiste veramente. E così il miracolo giustificherà la tua fede in esso e la mostrerà fondata su un mondo più reale di quello che vedevi prima, un mondo redento da ciò che tu pensavi esistesse in esso. I miracoli cadono come gocce di pioggia rigeneratrice dal cielo su di un mondo arido e polveroso, in cui creature affamate ed assetate vengono a morire. Ora hanno acqua, ora il mondo è verde. E ovunque spuntano segni di vita a mostrare che ciò che nasce non può mai morire, perché ciò che ha vita è immortale. Wow! Questo è veramente meraviglioso. Quindi il miracolo è un pensiero. I pensieri d'amore sono miracoli che ti insegnano e ci insegnano a vedere le cose nel modo giusto e ad avere fede. Allora andiamo a vedere la lezione numero 341 e l'esercizio di oggi. La sua idea è questa. Posso attaccare solo la mia assenza di peccato. Ed è solo questa che mi mantiene al sicuro. Andiamo a vedere cosa ci dice questo esercizio, che inizia con una preghiera che dice così: Padre, tuo figlio è santo, io sono colui al quale sorridi con amore e tenerezza così care, profonde e quiete che l'universo ti restituisce il sorriso e condivide la tua santità. Come siamo puri. Come siamo al sicuro, come siamo santi. Dunque noi che dimoriamo costantemente nel tuo sorriso, con tutto il tuo amore riversato su di noi, che viviamo come una sola cosa con te, in fratellanza e paternità complete, in un'assenza di peccato così perfetta, che il Signore dell'assenza di peccato ci concepisce come suo figlio, un universo di pensiero che lo completa.
Noi attacchiamo dunque la nostra assenza di peccato, poiché contiene la parola di Dio per noi, e nel suo tenero riflesso siamo salvi. Quindi l'idea di oggi è questa: posso attaccare solo la mia assenza di peccato, ed è solo questo che mi mantiene al sicuro. Noi siamo santi, noi siamo puri. Wow, che bello! Comunque, noi siamo sempre al sicuro perché siamo avvolti dall'amore di Dio, che non ci ha mai lasciato, che è sempre stato con noi, solo che noi abbiamo fatto un altro sistema di pensiero. Abbiamo avuto e abbiamo questo libero arbitrio. Noi siamo co-creatori, quindi noi ci siamo creati questo sistema di pensiero. Che cosa fa? Che ci fa soffrire per farci capire che cosa non siamo. Allora, prima di concludere questa lezione, vi chiedo gentilmente di dare il tempo che desiderate all'idea di oggi. Io mi fermo qui, vi aspetto domani e vi auguro una bellissima giornata. Ciao a tutti e a domani.